ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Come avete visto dall'immagine precedente, niente motocross, niente polvere, ma bensì asfalto, precisione e soprattutto velocità. Ci stiamo recando al circuito di Misano, ma non vi svelo niente. Andiamo con le immagini. In rettilineo il movimento è questo, non è questo, frenata dentro, ma è questo. Ci si aggancia con l'interno coscia esterno, l'interno coscia della gamba esterna sull'esterno del serbatoio. Cosa fondamentale, piede interno, posizione della seduta, quindi chiappa fuori, chiappa sopra, non una roba estrema. Gomito, polso, spalle, cioè scelta vostra, come vi trovate meglio voi. Cambio di direzione, voi siete in questa posizione qua. Cosa succede? Si spinge sulle pedane, si solleva il culo, la prima cosa che tocca è la gamba, ti appoggi sinistra. E prima lo fai questo movimento, più la moto diventa facile per cambio di direzione, perché se tu curvone, se per caso devi circolarlo, non stare lì a tenerla dentro per forza, dentro al cordolo, comunque fuori dal cordolo, asfalto verde, sono passato un sacco di volte a piegare, non succede nulla. In uscita di curva importante caricare il posteriore e nel momento in cui sei in accelerazione e hai il peso posteriore in piega, si esce dalla curva, si apre, ok? Nel momento in cui senti che non hai più questa forza che ti spinge verso l'esterno, ma hai già finito la curva, ok, puoi muovere. Ma è una cosa abbastanza automatica, poi si sente. Questo è qua. Detta così sembra anche facile.
se, allora finché si gira abbastanza piano non è mai un problema. Quando cominci a piegare, arrivare un po' al limite con la velocità e puntare il gas in quel modo lì può essere un po' pericoloso. Visto? Ho fatto il cioè, cerca di essere veloce. Per questo me ne ero accorto in pista, hai un'apertura, poi magari ci sono altre curve dove si nota anche di più, però è un'apertura che forse inizialmente è un po' troppo aggressiva. Si taglia vicino al cordone interno e qui la moto è abbastanza dritta, cioè sei rivolto verso la curva, ma non è largo, 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 è tagliare dentro. Arrivi più o meno in questa parte qui, col gas aperto, e poi è tutto il tempo di iniziare a frenare. Chiaramente parlo con calma, nel senso, il primo giro tagli, dosando il gas, capendo la situazione, poi vedi che ok, ho aspettato tanto tempo senza frenare, senza accelerare, in decelerazione lenta posso spostarlo 5 metri più avanti, quindi succede il giro dopo, da qui lo muovi qua il punto di frenarla, tirare il gas, risollevare leggermente la moto e cominciare a dare, ok, senza mai arrivare in questa fase, in questa parte qua, perché è anche sporco, sono un rischio inutile e poi fai anche un po' più strada. Ragazzi, la giornata si è conclusa, grazie a Luca anch'io ho imparato molto su questo circuito per quanto riguarda traiettorie e posizioni in sella sulla moto, anche se non ho partecipato personalmente, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!